Più spaziosa, più tecnologica e soprattutto elettrica, ma anche ibrida, è la Fiat Grande Panda, dove grande indica appunto un accrescimento sotto ogni punto di vista per l'icona del mercato italiano e soprattutto il best seller di vendite per la nostra regione, che con questa nuova generazione, appunto mostrata con le prime immagini in anteprima, mira a stravolgere totalmente quello che abbiamo conosciuto, ma allo stesso tempo anche ad omaggiare il passato, come ve lo mostriamo in questa anteprima, in attesa di conoscere tutte le informazioni ufficiali che ci verranno fornite nell'anteprima mondiale fissata l'11 luglio a Lingotto. La nuova Fiat Grande Panda nascerà sulla piattaforma Stella Smart, la cosiddetta smart car, base anche della nuova Citroen e-C3 e della nuova Opel Frontera. Grazie a questa architettura multienergia sarà possibile avere una powertrain completamente elettrica, ma anche versioni ibride e con motore endotermico. La nuova architettura utilizzata dal Double Chevron, ad esempio, principalmente in India e in Sud America, ha consentito di ridurre i costi di progettazione sulla nuova C3, consentendo al contempo di sfruttare questa piattaforma che, oltre all'elettrico, appunto può ospitare anche i motori termici, ma soprattutto le batterie LFP, litio ferro fosfato, più sicure, con una resa migliore in termini di usura e ricarica. La nuova generazione di Fiat Panda, Grande Panda, appunto nascerà in Serbia. Si tratta della capostipite di una nuova famiglia di modelli che verranno presentati con un lancio all'anno da oggi fino al 2027. La nuova Fiat Grande Panda è frutto del design ideato nel Centro Stile di Torino. Si collocherà nel segmento B con una lunghezza di 3,99 m, più grande dunque delle precedenti generazioni, ed è caratterizzata da linee semplici e razionali, elementi che hanno contraddistinto lo stile di questo modello sin dagli albori. Il look di questa nuova evoluzione di Panda restituisce robustezza e modernità, con un aspetto particolarmente dinamico della carrozzeria, ottenuto grazie alle linee tese e ai passaruota ben marcati. Distintivo anche il pattern grafico ottenuto tramite l'utilizzo della disposizione a maglia quadrata, che genera una punteggiatura pixel al centro della mascherina, rifinita in nero lucido. Presente poi anche uno skid plate da vero crossover. I fari invece, composti da cubi opalini, prendono ispirazione dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. In aggiunta alla firma luminosa originale, le luci diurne Daytime Running Lights si trasformano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera. La vista laterale di Fiat Grande Panda riprende il design della generazione degli anni 80 con una forma a cuneo e le barre portatutto sul tetto. Sulle portiere poi un omaggio alla Panda 4x4 con lettere in basso rilievo stampate in 3D sulle portiere, appunto, che riflettono l'ambiente circostante, con l'inclinazione del montante C ad enfatizzare ulteriormente il legame con il passato di questa vettura. Un badge quadrato nero è collegato alla grafica della vetratura, contribuendo a generare un effetto lenticolare e allo stesso tempo suggestivo, trasformando le quattro lettere Fiat in quattro barre. Un ulteriore omaggio alla Panda originale è reso attraverso una lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali Panda, elemento che aumenta al contempo il volume della vettura. Per preservare le proporzioni da crossover e le forme del passato sono stati scelti cerchi in lega da 17 pollici diamantati con un design dedicato a X. Accanto alla versione elettrica di Fiat Grande Panda ci sarà anche una versione a benzina che rimarrà fedele alla filosofia della Panda che conosciamo oggi. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova generazione di Panda in versione endotermica monterà un motore da 100 cavalli e non supererà i 15.000 euro, un costo tutto sommato in linea con quello attuale. Possibile che in un secondo momento la gamma BEV si ampli anche con una seconda versione con batteria più piccola, con un prezzo vicino ai 19.000 euro.